c'ho l'elmetto. Io ho già messo l'elmetto. L'elmetto. Dal palco elettorale di Pescara, Giorgia Meloni fa il suo show a favore di Marsilio, che pretende di continuare a governare l'Abruzzo in smart working da Roma. Marco Marsilio merita di essere confermato perché ha fatto un lavoro straordinario. E lei anzi dice che merita perché ha fatto un lavoro straordinario. Ma chi è realmente Marsilio? Catapultato da Roma, amico della Meloni. E il Truzzo d'Abruzzo. Vediamolo qui, intento a cimentarsi in un tuffo olimpionico in una piscina inaugurata a Pescara. Eccolo qua! Quella stessa piscina, dopo qualche giorno, chiude per varie irregolarità. Ma Marsilio merita davvero la riconferma per il lavoro straordinario che avrebbe fatto? L'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia su due mari, anzi anche sui tre mari, compreso lo Ionio. Giorgia Meloni, l'elmetto se lo devono mettere gli abruzzesi, a partire dalla sanità, per il disastro che Marsilio lascia. Posso? Prego, signora. Piacere di conoscerla. Piacere mio. Io è un anno e mezzo che sto facendo le proteste davanti all'ospedale, perché siamo carenza di tutto, i medici, infermieri. Io devo operare mia figlia e stiamo in una lista di attesa lunga, che ci sono le prenotazioni del 2021. Io svolgo la professione di medico da circa 2 anni. Nella nostra regione ci sono sedi di continuità assistenziale talmente danneggiate, con crepe nelle mura portanti talmente profonde e grandi che la luce si espande da una stanza all'altra. E noi lavoriamo lì dentro. E la politica a questo finora ha dato solo mezze risposte e false promesse. L'elmetto se lo devono mettere degli abruzzesi, che vogliono proteggere l'ambiente e le risorse naturali, a partire dalla riserva di Borsacchio che Marsilio voleva cancellare da 1100 ettari a 24 ettari. L'elmetto devono indossarlo i cittadini che abitano le case popolari gestite dalla regione, ad esempio i terremotati sfollati che a Teramo si barcamenano tra bollette da capogiro, disservizi e degrado. Al 9 di febbraio stiamo senza riscaldamento, ho pagato 2.080 euro di corrente. Viviamo in una situazione pietosa. Noi qua siamo sormessi da topi, serpi, cinghiali. Non abbiamo ascensori, finestre, porte, muri rotti. Stiamo senza casse perché ce l'hanno tolto già da 3 mesi. L'elmetto, cara Giorgia Meloni, devono indossarlo tutti i cittadini abruzzesi per difendersi dalle vostre prese in giro. Si è arrivata addirittura a dire che devono tranquillamente accettare la rinuncia al reddito di cittadinanza perché voi portate infrastrutture di cittadinanza. Quindi i cittadini che non arrivano a fine mese che cosa fanno? Mangiano pezzi di cemento? Dei cavalcavia? Dei viadotti? Ma dove stanno poi queste infrastrutture? Avete depennato i finanziamenti per la Roma-Pescara e adesso in campagna elettorale, solo adesso, annunciate finanziamenti che non basterebbero neppure a finanziare l'8-1 e l'8-2. Stiamo parlando allora della Pescara-Chieti, ma in realtà neppure i cittadini abruzzesi serve l'elmetto. A loro basta la matita, basta al duo Marsilio-Meloni, basta fare dell'Abruzzo una succursale di Colleoppio. Luciano D'Amico è una persona seria, competente, conosce la sua terra, ha avuto responsabilità gestionali, ha fatto sempre bene in ogni ruolo che ha ricoperto. Una persona che ama la propria terra. Ora tocca a voi, l'Abruzzo agli abruzzesi.